Al via i lavori per il posizionamento dei primi massi lungo la costa di Marotta nel comune di Mondolfo. Motopontone in azione questi giorni per la realizzazione delle scogliere. Quest'oggi il sindaco ha effettuato un sopralluogo con i tecnici proprio sopra l'imbarcazione. Un importo complessivo di 1.960.000 euro, quindi un finanziamento importante grazie ad un grande lavoro di squadra tra Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Regione Marche e Comune di Mondolfo, un intervento senza precedenti per il nostro territorio che ci permetterà di intervenire nella zona centrale del litorale di Marotta per un tratto circa di 2 chilometri tra via Marecchia e il molo di Marotta, ed è la zona centrale che è stata duramente colpita negli ultimi anni dalle mareggiate e che ha subito fortemente del fenomeno erosivo, quindi un intervento veramente fondamentale per il territorio, che ci permetterà di migliorare sensibilmente la situazione e di migliorare la sicurezza dei cittadini, ma anche delle attività degli operatori turistici e balneari del territorio. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi, aggiunto poi Barbieri, salvo condizioni meteo marine avverse, e l'intervento si concluderà nella primavera del 2024 per essere pronti per la prossima stagione estiva. Sì, una risposta importante che i cittadini attendono da tempo, e quindi è un intervento che va anche nella direzione del turismo, quindi ci permette di migliorare e riqualificare sicuramente la zona mare. Inoltre il sindaco ha elencato anche i prossimi interventi. In questi anni abbiamo fatto tanti interventi, abbiamo riqualificato il lungomare centrale, abbiamo riqualificato il lungomare nord di Marotta, prevediamo a primavera del prossimo anno anche un intervento nel lungomare sud, quindi prevediamo la riqualificazione dal sottopasso Togliatti alle Vele, e quindi nell'ambito di queste riqualificazioni sicuramente anche gli interventi di potenziamento delle scogliere ci aiutano per rendere più bello e sicuro il territorio.